Allora, si parla di pari opportunità, un periodo di valori per i giovani, questi giovani che li hanno smarriti. Come si fa a garantire i valori ai giovani, soprattutto ai più piccoli? Ma intanto bisognerebbe costruire una cultura di una società vicina ai più piccoli. I più piccoli hanno bisogno di vicinanza reale, non hanno bisogno di slogan ad effetto, no? E purtroppo molte volte le intenzioni degli adulti rimangono relegate al momento in cui si celebra un qualcosa dove forte viene avvertita la necessità di fare qualcosa per loro, ma poi la vita quotidiana il giorno dopo ci impone di dimenticarci degli impegni presi. I bambini, gli adolescenti, i giovani hanno bisogno oggi di meno promesse, ma hanno bisogno di vedere crescere la società intorno a loro e tutti dovremmo essere protagonisti. La classe politica periferica, la classe politica locale, la classe degli insegnanti, la classe politica regionale, quella nazionale. Il problema è che purtroppo le politiche minorili e giovanili in questo paese, ad ogni livello, non hanno più la priorità dovuta. E allora ecco che tutto quello che noi cerchiamo di costruire deve fare i conti con una realtà che pone il minore ai margini, altro che pari opportunità. Oggi proprio sul Corriere della Sera, no, sul Sole 24 Ore leggevo di come ormai la povertà interessi paradossalmente più i giovani che i vecchi, perché una volta i vecchi erano la fascia molto più debole, oggi con la pensioncina, con qualche indotto campicchiano, invece il giovane non ha niente su cui poter far leva, allora capisce che una società che non costruisce per i giovani è una società alla frutta. E allora l'impegno deve essere di tutti, ben venga questa manifestazione voluta oggi dall'amico sindaco Pierpaolo Zavettieri, perché da qualche parte bisogna pur cominciare, e allora ecco il garante per l'infanzia e l'adolescenza presente a ricominciare, a rimboccarsi le maniche sul territorio per tentare di cominciare veramente a scrivere ciò che per tempo è stata solo una volontà di scrivere, ma non si è fermata lì. Ma concretamente che cosa bisogna fare per dare dignità, per dare serenità ai bambini? Nelle azioni concrete, gli adulti devono anche riflettere sul senso stesso che hanno in relazione appunto ai giovani. Ma guardi, se esiste il garante per l'infanzia, esiste per il semplice motivo che evidentemente la famiglia non li garantisce. Se esiste il garante per l'infanzia è perché evidentemente le istituzioni non garantiscono. Cioè, se esiste la figura del garante dell'infanzia vuol dire che c'è una società adulta di riferimento che se ne frega dei bambini. Lei mi chiede cosa fare. Il cosa fare è presto detto, ognuno si occupi dei bambini che ha più vicini. Il genitore tornasse a fare il genitore. Il docente tornasse a fare il docente, genitori e docenti non facessero più i migliori amici dei figli o degli studenti, ma docenti e genitori perché hanno bisogno di regole. I vicini si occupassero dei figli dei vicini, lo zio del bambino, insomma si crei quella catena di interesse nei confronti del bambino che fino ad oggi è stata soltanto una sana intenzione che è finita lì. Vede, c'è un esempio: Ciccio e Tore, Gravina di Puglia, erano due fratellini scomparsi, sono andati a cercarli ovunque, anche all'estero, e i bambini sono morti poi perché sono caduti in un fosso di fronte al comune di Gravina di Puglia dopo giorni e giorni di agonia. Quello è l'emblema, secondo me, di questo momento storico. I bambini ce li abbiamo sotto gli occhi e ci muoiono e manco ci accorgiamo. Ecco, tornare ad accorgerci dei bambini, tutti indistintamente, a prescindere da ruoli. Gli adulti si occupino seriamente dei bambini. Questa è l'unica cosa da fare. Non vedo altro. Per cui riprendere una coscienza critica anche in questo campo, così delicato. Non solo la coscienza critica, tornare ognuno a interpretare il proprio ruolo. Tutto qua, perché fin quando io avrò ruoli che confusi, non... ecco, a me piacerebbe un risultato dove il garante per l'infanzia non serva più, dove io possa poi andarmene a fare altro, però se serve il garante per l'infanzia ciò significa che siamo alla frutta. Grazie Antonio Marziale. A voi.